Ciao, oggi proverò a riparare questo monitor della ANSYS G, modello HP 227, ne avevo già riparato uno, dovrebbe essere semplice. Praticamente provando ad accenderlo, non si accende. Tolgo la base e poi qua, facendo leva, tolgo la cornice in modo da aprirlo. Ci sono due cavi da scollegare, questo e questo. Io devo rimuovere questa, che sicuramente il problema è qua, però devo scollegare sto cavo, quindi... un gancetto sotto. E adesso rimuovo l'alimentatore. Stacco questo. Vediamo se questo è il colpevole. È lui il colpevole. Infatti, questo e questo sono gonfi. Accendiamo la stazione saldante. Ecco, adesso a far bene, se ce li ho, cambio anche questi 100 microfarad 63 volt, 1000 microfarad 16 volt, 4,70 10 volt. Ecco, cambiati tutti. Questi li ho messi più grossi da 35 e questo anche da 35, invece che da 10, questi erano da 16. 16, 1000 micro. 16, 1000 micro. Questo era da 450, 10 volte, l'ho messo da 35. Questi due li ho messi uguali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, rimettiamo questa che andava così. Colleghiamo questo. Rimettiamo
ricollego questo là. Bene. Direi che posso montare il resto. Stallo. Eccolo qua, molto bene. Questi sono i morti. Io li ho cambiati tutti così dura di più. Spero il video vi sia piaciuto e ciao al prossimo video.